Ciao amici, ciao ciao, benvenuti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Jessica. Allora, oggi mettetevi comodi perché si chiacchiererà, video che sapete a me piacciono tantissimo. È l'ennesimo tag, però un tag particolare, non ho libri da mostrarvi, ma appunto ne parleremo. Sono stata taggata piacevolmente da Claudia, Lise legge, Lise viaggia. Apro una parentesi, Claudia è una delle poche booktuber e vi ripeto, ho in programma di fare un video particolare proprio su questa tematica. È uno dei pochissimi canali che sto continuando a seguire con molto molto piacere. È da molto tempo che la seguo, mi piace molto il suo modo di parlare, il suo modo di esporre libri e soprattutto abbiamo anche dei libri, dei generi, diciamo, libri in comune, ecco, abbiamo delle letture simili e, come posso dire, abbiamo dei gusti, ecco, molto simili, molte volte attingo dai suoi video, anche i miei libri, i miei acquisti, quindi. La stimo, mi piace molto perché è semplice, semplice come me, non fa giri di parole e ovviamente vi lascerò se non la conoscete, vi lascerò il nome del suo canale giù in descrizione. Ciao Claudia, grazie, grazie tanto per avermi taggata. Questo è un video che io volevo, in realtà volevo fare, però sapete, mio parere, secondo me non so parlare. E quindi esporre tante volte i miei pensieri, mi sembra un po' di essere stupida. Vabbè, comunque, chiacchiericcio, è un tag ideato da Anita Books, io l'adoro, la saluto, saluto anche lei, e niente, è un video appunto chiacchiericcio sul come, dove, come, quando, perché. Sì, ai lettori, sulla nascita del nostro amore per la lettura, su come leggiamo, come viviamo la lettura, eccetera, ma è più facile a farsi che a dirsi. Ecco, quindi iniziamo. Allora, la prima domanda è: cosa significa per te essere un lettore? Allora, per me essere un lettore vuol dire vivere, vuol dire sognare, vuol dire evadere. Io senza i libri non potrei stare. I libri hanno fatto parte della mia vita in tante occasioni. La lettura, i libri in particolare, hanno fatto veramente parte della mia vita in tante occasioni e in alcune purtroppo anche brutte, in alcuni periodi della mia vita molto brutti. Io in 40 anni sono stata molte volte ricoverata in ospedale, ho dovuto subire diversi interventi. E i libri mi hanno sempre, sempre, sempre accompagnata. Io senza la lettura non potrei vivere, non potrei stare. Hanno fatto parte anche in questo periodo di quarantena. Ho letto tantissimo. I libri mi fanno evadere, mi fanno sognare, mi fanno andare in posti nella quale io non posso andare, né fisicamente, per motivi ovviamente di salute, posti che io non ho mai visitato, mi fanno sognare perché comunque mi fanno vivere anche storie di altre persone. E cos'è per me? Cioè, la lettura per me è vita, basta, lo posso riassumere solamente così. Chi è stato l'autore che ti ha portato a diventare un lettore? Allora, io ho iniziato da giovane, da piccola, già ad interessarmi alla lettura, ho iniziato con le fiabe. Quelle fiabe, c'era una volta c'erano delle edizioni molto carine, non so se chi di voi mi segue è della mia età, quindi parlo degli anni del 79, sono del 79, degli anni 80, giù di lì. Più che 80-90, perché comunque nel 90-91 avevo 11 anni, 11-12 anni più o meno, è proprio l'anno in cui ho iniziato a leggere tanto. C'erano quelle edizioni che costavano veramente una scemenza, dove c'erano le fiabe, le più disparate.
le più belle, le fiabe più belle secondo me. E iniziai da lì, ecco. Da lì poi ho iniziato a scoprire degli autori particolari e ho iniziato a scoprire anche dei generi particolari, generi che mi hanno sempre affascinata. Ecco, non giriamoci d'altro intorno, il giallo, il mistero. Come iniziai poi con I piccoli brividi e poi da lì Agatha Christie. Quindi il mio amore per i gialli, per il thriller, ma il giallo puro, vero, è iniziato con Agatha Christie. Quindi direi che la mia autrice è proprio assoluta, quella che mi ha aiutata a diventare una lettrice accanita, soprattutto a livello dei gialli, assolutamente Agatha Christie, soprattutto con le sue opere dedicate a Poirot. Io adoro il personaggio di Poirot. Se non avete, non conoscete lo stile di Agatha Christie, perché pensate che sia pesante, perché è un classico, non fatevi spaventare dalla grandiosità di quell'autrice, perché è pazzesca. Autrici così, veramente ragazzi, non ce ne sono più. Io di tal valore non ne ho trovati più nell'arco della mia vita da lettrice, quindi approcciatevi, non abbiate paura di affrontare Agatha Christie, assolutamente. Quando sei diventato un lettore? Io sono diventata una lettrice nei momenti in cui mia mamma leggeva vicino a me. Mia mamma non mi ha mai letto fiabe, no, non era la persona che stava lì e leggeva le favole, no, però io avevo sempre questa immagine di lei perché dovete sapere che io per un po' di anni ho dovuto portare tutte le sere, per 2 anni, delle stecche alle gambe. Dovevo dormire con queste stecche e io ovviamente piangevo, ero molto piccola, e mia madre stava lì con me fino a che io non mi addormentavo. E la vedevo, avevo l'immagine di madre seduta con questo lumicino, con questa lampadina piccolina, lei era seduta a leggere i romanzi. Lei è appassionata di Harmony, di storie rosa, di romance, cosa che io assolutamente no, però ho sempre avuto questa immagine di lei, quindi mi ero detta, ma chissà cosa, perché c'è questo fascino, perché mia madre, ero piccola, molto più piccola di 12 anni, ero piccolina, quindi anch'io voglio provare, voglio leggere. E quindi da lì questo fascino, diciamo così, di mia madre che leggeva, ripeto, legge tutt'altro, a lei piacciono tutt'altro genere rispetto a me, però dico anch'io voglio provare. E da lì ho iniziato, appunto, come vi dicevo nella domanda di prima, con le fiabe. Dalle fiabe poi non mi sono più fermata. Ho avuto degli stacchi durante il mio percorso di vita, durante la mia vita, dei momenti no che ho avuto in cui sono stata ferma per motivi di salute. Non ho voluto più volutamente più leggere per anni, sono stata una decina d'anni senza leggere più. E da 2 anni a questa parte, vabbè, ho ricominciato, e che ve lo dica a fare, chi mi ferma più? Ultima domanda, come affronta la lettura un lettore? Io l'affronto sempre con molta curiosità, devo essere sincera, con molta curiosità, perché curiosità, desiderio e voglia di scoprire cosa accadrà in quel libro, cosa accadrà in quella storia, perché di solito io la sinossi, la trama, ne leggo 3 righe, sbagliando, leggo 2 o 3 righe e poi dico, penso, ok, questo libro può far per me, questo libro non può far per me, quindi non so cosa mi aspetta, no? E quindi vado lì, apro con molta curiosità, delle volte troppe aspettative, infatti rimango delusa. Però l'affronto sempre con positività e soprattutto con curiosità. Credo che sia la cosa, la marcia in più. Credo che sia quel pizzico, quella cosa che aiuta il lettore, no? E è questa la spinta, la cosa che mi... quello che mi spinge di più a leggere, la curiosità. Perché finché si è curiosi di scoprire storie nuove, di scoprire cose nuove, storie di vita... Come nel mio caso ultimamente, io sono affamata di curiosità, soprattutto in nuovi generi,
E sono molto contenta perché sto scoprendo delle storie meravigliose, storie bellissime, proprio per questa fame di curiosità. E questa fame di curiosità, appunto, mi spinge a leggere e a scoprire autori nuovi, storie nuove, avventure nuove, mondi nuovi, ed è questa, credo, la bellezza, ed è questo credo che sia il segreto del lettore, almeno per quanto mi riguarda, questo è il mio segreto, quello che sto cercando ultimamente. Io ultimamente sto cercando di trovare cose nuove, spinte nuove per, ripeto, scoprire sempre di più autori nuovi. Ci sto riuscendo e vi ripeto, sto organizzando un video specifico perché c'è tanto da parlare. E quindi questo. Il video, il tag, le domande sono terminate, anche perché ho risposto a tutto, sì, dove, come, quando e perché. Penso di sì. Poi soprattutto perché si legge. Si legge, l'ho detto all'inizio, cioè si legge per evadere, almeno per quanto mi riguarda, a me sta aiutando tantissimo. Io ragazzi, non so se è la prima volta che magari mi seguite, che magari è la prima volta che guardate un video. Io ho una disabilità visiva, sensoriale, molto grave, molto dura. Oggi vedo, domani non lo so, quindi per questo amo leggere, per questo ho creato questo canale, per questo ho creato il mio profilo Instagram, per questo non voglio diventare nessuno, non voglio insegnare nulla a nessuno, solo che voglio solamente dire questo, con la forza, con il coraggio, con la voglia di andare avanti, con quello di cui vi parlavo prima, la curiosità, la fame di curiosità, ti porta ad andare avanti nella vita, perché altrimenti se mi fermo, se penso che forse domani mattina mi sveglierò, non vedrò più e non potrò più leggere, allora sono fregata. Io non voglio farmi fregare dalla malattia, non voglio farmi raggiungere dalla malattia, farmi soprattutto, ecco, fregare dalla malattia. Non voglio essere fregata, non voglio essere presa in giro e la malattia non deve affossarmi, sono io che devo affossare lei. E la lettura nel mio caso mi sta aiutando tantissimo. Basta, altrimenti mi commuovo. Nulla, il video è terminato. Se vi è piaciuto mettete un like, fatemi sapere il vostro come, dove, quando e perché. Sono molto curiosa. Ringrazio ancora Claudia tantissimo per avermi taggata. Un bacio grande a tutti e alla prossima, sempre se volete. Ciao!